Come trascorrerete il Natale? A casa, Giuseppe, in famiglia e dopo lavorare. Sicuramente in famiglia, sia il Natale che il Capodanno. E con i tempi che corrono in questo momento a livello economico, quindi penso che in famiglia sia la cosa più ideale. In famiglia, con le persone più intime. Ma si mangerà poco o si mangerà tanto? Ma vorrei mangiare poco, ma purtroppo si riesce a mangiare sempre più di quello che si vuole. La dieta comincerà il 27. Che ci provo un po' di anni personalmente, però auguriamoci dal 2 in poi magari, di gennaio. In famiglia. Davanti ad una tavola bandita. Una tavola bandita, con gli ospiti, con tutti i figli, i miei nipoti. In famiglia, mezzo i genesi che mi vogliono bene, per fortuna. Non tutti però, ma quasi tutti. Con figli, una sorella, ecco, in famiglia. D'altronde è una festa della famiglia, io penso. E cosa le piacerebbe che le facessero come regalo? Ma serenità più che altro, ecco, un momento di serenità. Diciamo che lo trascorreremo in famiglia, in casa. In famiglia, a casa, perché stando comunque tutto l'anno fuori vogliamo stare con la famiglia, con gli affetti. Anche per te? Sì, perché io lavoro fuori, insegno a Brescia, quindi di conseguenza è Natale in famiglia. Come al solito in famiglia. E qual è l'augurio più bello che può fare un artigiano per la propria città? Speriamo che l'anno prossimo sia un anno migliore.